Oggi si parla del catalogo di Netflix e delle sue novità di marzo, quindi preparatevi a prendere appunti che si parte! Come sempre, prima di iniziare, però, devo ricordarvi il mi piace, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentare e condividere questo video, senza dimenticarvi di farmi vostre proposte di recensioni future da mettere sul canale. Nel frattempo spero vi siate visti qualche cosa di quello di cui avevo parlato nello scorso video su Netflix, perché devo ammettere di essere rimasto soddisfatto di quanto ha aggiunto Netflix in questo febbraio. Ultima cosa prima di iniziare, 2 giorni fa è partito su Disney Plus il canale Star e ne ho parlato in un apposito video pieno di tutti i dettagli che non potete perdere se avete Disney Plus come piattaforma. Entro nel vivo iniziando dalle serie TV in arrivo a marzo su Netflix e la prima è una serie di animazione di un noto brand filmico. Si tratta di Pacific Rim, la zona oscura. La trama parla di fratello e sorella che in una Australia evacuata per i costanti attacchi kaiju partono alla ricerca dei loro genitori dispersi. Riescono ad imparare addirittura a sincronizzarsi da soli usando un vecchio Jaeger in disuso. Da fan di questo brand filmico ignorante e fracassone, sono un po' interdetto da questa serie che potrebbe forse fare il paio con una ben poco riuscita Godzilla al pianeta dei mostri. Comunque la speranza di sbagliarmi c'è sempre e adesso spero in tante belle pacche tra mostri. Adesso vi introduco brevemente la miniserie La Casa Galleggiante, che tratta di 2 amici musicisti tedeschi che si imbarcano nell'impresa di sistemare un'imbarcazione per creare un loro rifugio musicale. Non so bene perché ve la stia segnalando, ma per qualche strana ragione mi ha colpito, quindi... Un'altra serie particolare mi sembra Il Leader, totalmente girata handcam, parla di 2 registi che entrano in una zona sotto il controllo di una gang di strada perché ingaggiati da un rapper per realizzare il suo videoclip e il relativo dietro le quinte, nelle vere aree di quella gang. Se dovessi riuscire a sopportare l'odio profondo che ho per il tipo di riprese a mano libera usate in questi prodotti però professionali, potrebbe essere per me un qualcosa di interessante da guardare. Passo ora ad una serie thriller, La coppia quasi perfetta, tratto dal romanzo omonimo di John Mars e che riprende ambientazioni molto simili a Black Mirror. La storia parla della società Match DNA che elabora un test per definire l'affinità di coppia. Una serie prevalentemente romantica che usa questo pretesto scientifico per spezzare la società ed analizzare da vari punti di vista il rapporto d'amore che c'è tra le persone. Se questo tipo di trama vi ricorda qualcosa è perché un mese fa vi avevo parlato di Soulmates su Prime Video, che ha parecchie cose in comune con questa serie Netflix, Black Mirror e il libro The One. Purtroppo il risultato in quel caso, insomma, chissà se invece questa serie riuscirà a prendermi maggiormente. Viene adesso il tempo di una docu-serie, Il mondo segreto dei pirati. Inutile dire che la trama è dedicata ai pirati del XVIII secolo e si prefigge di far vedere in maniera abbastanza realistica la vita dei famosi bucanieri, che da quando esistono hanno sempre trafitto le menti dei giovani, dall'Isola del Tesoro a Black Sails, passando anche per i pirati dei Caraibi e per me anche la mitica attrazione dei pirati a Gardaland. Sono curioso di vedere questa serie che viene definita come avvincente, cruda e provocatoria sulla reale vita dei pirati, molto diversa da quella da sempre romanzata nel nostro immaginario. Magari che dite? Ve la recensisco? Ultima serie di cui voglio parlarvi è Love, Marriage and Divorce, una serie coreana che narra la vita di 3 donne, una sui 20, una sui 30 e l'ultima attorno ai 40 anni, che hanno problemi di coppia e di dialogo coi loro uomini. Un argomento interessante, visto che trovo, avendoci anche vissuto, il problema del trattamento della donna nella coppia in Asia un po' tantino da migliorare. Sì, più che da noi, e questo dovrebbe dire tanto. Sono curioso inoltre di vedere il primo episodio, però dalle critiche che ho trovato in inglese, è già uscito i primi di gennaio in Corea, non parrebbe proprio il top.
Apro ora la sezione dedicata ai film con 1939, un lungometraggio svedese superiore alle 3 ore e girato nel 1989. Perché questa scelta? Perché lo reputo un film d'essé e visto che i cinema sono chiusi, penso che un film che parla della Seconda Guerra Mondiale vissuto in un paese all'epoca neutrale come la Svezia possa essere qualcosa di interessante anche considerando che è incentrato su di una donna che scopre che il suo uomo non è proprio quello che credeva essere. Arriva il momento di un teen movie, Girl Power, la rivoluzione comincia a scuola. È un film ambientato in un liceo degli Stati Uniti dove una sedicenne è stanca di essere trattata in maniera sessista e decide di fare sentire la sua voce. Trova l'idea di pubblicare una serie di racconti che prende ispirazione dal passato della madre, ovviamente tutti distribuiti nella scuola. Queste pubblicazioni sollevano un vero e proprio polverone. Passo adesso al terzo film in ambito femminista, La Sentinella. È un film che parla di una militare di alto livello che però dopo una missione non andata particolarmente bene viene rimpatriata con un disturbo post-traumatico. Sua sorella però viene aggredita e lei si vede costretta a dare la caccia all'aggressore, sfruttando tutte le sue doti di combattimento apprese. Un film action al femminile che potrebbe avere l'unica sfortuna di essere francese, ma che dal trailer mi sembra interessante sia per i temi trattati che per la qualità di insieme. Rimango in Francia con il film satirico Semplicemente Nero. Si tratta di un mockumentary basato sul voler organizzare da parte di Jean-Pascal Zadi, attore quarantenne fallito, una prima grande manifestazione in Francia per rivendicare i diritti delle persone di colore. In questo finto documentario il nostro protagonista si troverà a scontrarsi con le diverse personalità della comunità di colore francese per poter portare a termine la sua idea. Così si sono conclusi i film di questo mese, ma vi lascio un piccolo bonus di visione. Ma prima vi ricordo il mi piace, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentare e condividere questo video. E perché no, avete anche la possibilità di farmi una piccola donazione. Adesso però veniamo al primo bonus di visione. Il 14 marzo arriva su Netflix Animali Fantastici, I Crimini di Grindelwald, per chi magari se lo fosse perso. Secondo e ultimo consiglio, L'Era dei Samurai, una docuserie sul Giappone medievale uscita ieri 24 febbraio. Al prossimo video, ciao!